Siamo qui nell'Air Salon Sorrident, siamo qui con Marco Auricchio, eccellenza campana, più che altro partenopea, poiché ha vinto la medaglia d'oro al concorso internazionale taglia e piega uomo, nonché è arrivato al secondo posto per quanto riguarda il concorso nazionale italiano, sempre di taglio e acconciatura uomo. È una tradizione che si rinnova d'altronde perché l'anno scorso è stato il fratello a vincere lo stesso concorso. Stavamo io, Alessandro ed altri parrucchieri e io la sera, invece di pensare al concorso, ho detto: raga, ma che facciamo stasera? Andiamo da qualche parte. Pensavo a tutt'altro e i ragazzi mi dissero: no, noi vogliamo andare a mangiare una cosa e poi vogliamo tornare in, perché avevamo affittato una villa, 10 persone, 5 parrucchieri e 5 modelli. E tutti questi qua dicevano: no, no, vogliamo tornare a casa perché dobbiamo provare. Provare. Io dicevo: ma perché vogliono provare questi? E poi siamo andati a mangiare da quella e tu abbiamo iniziato questa cosa, no, dobbiamo provare. Tutto adesso lo sai che c'è di nuovo? E torno a mai, ma pure perché mi sentivo un attimo, dobbiamo provare pure noi. E siamo andati a casa, abbiamo iniziato prima a fare delle sfide tra di noi, la sfumatura, l'acconciatura, queste cose. E poi abbiamo provato fino alle 3 di notte. Alle 6:30 del mattino, risvegliato Alessandro, Alessandro fa una cosa. Era entrato proprio nel concorso, proprio già con la testa, stavo già là. E ha detto: adesso fa una cosa, fatti la doccia, riproviamo. La mattina alle 6:30 abbiamo riproviato, siamo andati là. E devo dire la verità, a differenza del giorno prima che stavo pieno di ansia, sono salito proprio carico sul palco e ho dato il meglio di me. Però non me l'aspettavo, te lo giuro, perché sono sempre uno che invece si butta sempre un po' a terra. Non sono il classico tipo che dice: io arrivo là, spacco tutto. E quella mattina invece no, mi sono svegliato proprio, ho mandato un messaggio alla mia ragazza e ho detto: no, stamattina devo... Ha già sciattato, proprio così ho detto. Se sali là sopra e non ci credi, non vinci mai niente, perché c'è sempre qualcosa che ti blocca e ti fa arrivare secondo, come è successo il primo giorno. Io il primo giorno ho avuto pure la fortuna di avere un modello, che saluto, Vincenzo Nappo, un ragazzo splendido, che io stavo ansiosissimo, stavo malissimo, e lui: no Marco, non ti preoccupare. E niente, però non mi sono riuscito a sbloccare come... Mi sono sbloccato il secondo giorno, un po' grazie al modello Alessandro, che pure ci ha messo il suo con la sua bellezza, perché è un bel ragazzo. E niente, abbiamo ottenuto il risultato. Come è nata questa passione per l'acconciatura, per i capelli in generale? È nata perché io sono fratello d'arte, non figlio d'arte. E Marcello già... mio fratello Marcello, che già faceva questo lavoro, e mi sono appassionato un po' alla volta pure io a questo lavoro. E così è un lavoro che ti diverti, e per me non è un lavoro, perché io tutte le mattine scendo a lavorare tra virgolette, ma io lo faccio con passione, per me è un divertimento, non è un lavoro. Come ti senti? Come se fossi stato premiato per la seconda volta, quindi. E io speravo che mio fratello vincesse il campionato, come infatti mi ha dato tante soddisfazioni, e era poi il sangue ti tira, e al momento in cui quella ha pronunciato il nome di mio fratello, tutti quanti dicono: ma come? E purtroppo è mio fratello, ragazzi, che vi devo dire? Poi volevo dire un'altra cosa, io con Alessandro, col modello di mio fratello, quest'anno, il mese di maggio, andrò a fare il mondiale a Parigi. E colgo l'occasione per far sapere alle persone di Terzigno che noi siamo sempre sul territorio, siamo forti, diciamo, non è che ci fermiamo, ci soffermiamo a niente, noi andiamo sempre avanti. Può darsi pure che verrà pure mio fratello, non lo so, dobbiamo ancora vedere un attimino, però noi a Parigi il mese di maggio ci saremo sicuramente.